fatto da Cicerone. È stato un piacere, a presto. E allora però il nostro viaggio non può finire qui, perché quello che ci siamo detti a bordo dell'auto non deve rimanere inascoltato. Per questo noi abbiamo incontrato due personalità politiche per capire in che modo il Parlamento e le amministrazioni si facciano carico di offrire le risposte. Cambiamo pagina e diamo voce alla politica. Abbiamo fatto un salto a Roma per chiedere al professor Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato con competenze in materia di trasporti e infrastrutture, quale sia il lavoro che sta svolgendo la politica per condurre amministrazioni e cittadini sulla strada della modernità. Senatore, può delinearci il quadro di quali siano le misure sulla mobilità sostenibile che saranno maggiormente inserite nelle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? La parte che riguarda le infrastrutture e trasporti nel piano di ripresa e resilienza vale circa 28 miliardi. Insieme alla parte ambientale giunge a 40 miliardi. Quindi penso che le persone si rendano conto dell'importanza delle infrastrutture e dei trasporti per il piano di resilienza. Noi dobbiamo cambiare questo paese e lo sviluppo soprattutto, perché sinora è sempre stato basato sulle energie fossili con impatti enormi sia sull'ambiente che di conseguenza sulla vita delle persone. La principale azione viene svolta sul trasporto, in particolare sulle ferrovie. Le ferrovie, il trasporto su ferro è certamente meno impattante di quello su gomma, e questo vale sia per le persone che per le merci. Quindi faremo uno sforzo enorme per mettere le merci e le persone sui treni, quindi potenziare i treni, rafforzare le linee, velocizzarle, quindi renderle più moderne, e contemporaneamente andare all'utilizzo di sistemi di locomozione meno impattanti, in particolare l'elettrificazione. Noi abbiamo previsto l'elettrificazione di tantissime linee nazionali. Io spero che le persone si rendano conto come in questi 3 anni la mobilità sostenibile sia stata rilanciata in maniera importantissima. Le auto elettriche, che prima non esistevano, sono diventate una realtà. Noi stiamo in tutto il paese attrezzando punti di rifornimento elettrico, perché le case automobilistiche stanno lanciando le macchine elettriche, e questo è una innovazione importantissima. Sta rivoluzionando il nostro paese, ovviamente, certamente da questo punto di vista anche il trasporto pubblico locale. I bus elettrici stanno diventando una realtà. L'elettrificazione riguarda anche il trasporto marittimo, che fino a ieri andava con fonti fossili e ora si sta sviluppando sempre maggiormente l'utilizzo del gas naturale. La logistica gioca un ruolo importantissimo su questo. Basta pensare al tempo di stazionamento di una nave in un porto. Se noi acceleriamo i lavori, le azioni sulla logistica, diminuiamo questo tempo e quindi diminuiamo quello che è l'impatto delle emissioni, che comunque sono state notevolmente ridotte, perché prima c'erano dei carburanti alto tenore di zolfo e ora questi tenori di zolfo sono stati abbattuti e si stanno elettrificando le banchine. Quindi in tutti i porti italiani è partita un'azione rapida per portare l'elettricità. Non è una cosa semplice, perché soprattutto dove c'è turismo, le grandi navi sono delle piccole città e assorbono tantissima elettricità. Ce la faremo per il 2050. Allora, il 90% di energia è tantissimo, però alcune realtà italiane che sono virtuose sono già al 50%, quindi è questione di estendere questa virtuosità
a tutto il territorio. Recentemente sono stato a visitare il porto di Trieste, che è uno dei principali porti di ingresso per l'Europa, e il porto di Trieste, grazie alla intermodalità, all'utilizzo molto intenso del trasporto ferroviario, ora è arrivato al 50% di energie rinnovabili nell'area portuale. 50% oggi, 50% ci dovremmo arrivare al 2030, quindi quella realtà è già avanti. E da questo punto di vista una cosa importantissima è estendere i processi virtuosi e quindi le infrastrutture, l'intermodalità al sud, perché le realtà al sud e nelle aree più impattate, più critiche della penisola italiana, dove queste innovazioni avranno sicuramente come conseguenza maggior salute e una vita più lunga per tutti i nostri concittadini, perché l'obiettivo è una vita equa, sostenibile e svolta con gioia, con serenità. E allora lo abbiamo sentito, la sfida per noi sarà soprattutto quella di dover adeguare infrastrutture e tecnologie. A proposito di infrastrutture, però, sembra che la politica stessa si stia già muovendo in questo senso, con un caso che viene dalla Lombardia e che ci parla del rinnovamento del trasporto pubblico in treno. Sentiamo tutti i dettagli in questa intervista all'assessore regionale della Lombardia alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Dopo il servizio, qualche attimo di pubblicità e poi ci ritroviamo insieme nel cuore storico di Modena. State con noi.